Bentrovati ai telespettatori di Prima TV e Telenostra, bentrovati in questo spazio d'approfondimento dedicato alle comunità, dedicato alle polis e attraverso i fatti concreti, i problemi e le soluzioni, come migliorare la qualità della vita attraverso l'analisi dei problemi quotidiani. Siete abituati a questi tipi di ragionamenti, ospiti che variano di volta in volta, attraversando enti, istituzioni, partiti. Oggi ringraziamo per aver accettato il nostro invito il presidente del Collegio dei Geometri della provincia di Avellino, Antonio Santosuoso, ben trovato. Buonasera a lei, grazie per l'invito. Tra politica e attualità, è stato anche consigliere comunale ad Ariano Irpino, quindi avremo un lungo impegno, tra l'altro in politica per il Tricolore, non solo, avremo modo di parlare anche di questi temi. E come sempre chiediamo alla regia di sollecitare questo dialogo con l'ausilio delle immagini che un po' ci aiutano a raccontare il percorso, a fare domande. Qui siamo in qualche modo su una struttura, sull'edilizia, e con il presidente del Collegio dei Geometri vorrei partire però dando una notizia, perché c'è stata l'approvazione da poco di una normativa regionale in materia antisismica che dovrebbe, nelle intenzioni, almeno in teoria, portare dei benefici. Ma presidente, ci dica lei intanto di che cosa stiamo parlando, questa semplificazione in che cosa si sostanzia? Intanto buonasera di nuovo e grazie per l'invito. L'occasione mi è, come dire, gradita per poter fare un po' di chiarezza rispetto a tutto questo. È una normativa regionale che vedeva appunto il rilascio di un'autorizzazione sismica per costruire, un'autorizzazione sismica che richiedeva almeno 60 giorni da parte dell'ufficio, poi ovviamente con le varie istruttori in corso si potevano anche allungare questi giorni, quindi era, come dire, un processo abbastanza lungo che impegnava gli uffici da un lato, i tecnici dall'altro, i tecnici privati dall'altro e i cittadini che dovevano affrontare questa situazione, vedersi allungare i tempi. Insomma, non parliamo solo di edifici, naturalmente, parliamo anche di strutture, di opere pubbliche, di tutto questo. Di muri, di muretti. Di tutto. Allora, si partiva dalla semplice opera piccola di un muro di recinzione, faccio questo esempio per essere più preciso, fino a una grande struttura importante. Quindi, che cosa succedeva? Che in effetti si aspettava lo stesso tempo. Vi siete fatti portavoce? Anche noi ci siamo fatti portavoce, è stato istituito un tavolo tecnico in Regione Campania, già con la passata amministrazione regionale, si è discusso tanto tra gli ordini, poi sai, quando si discute al tavolo ci sono tante voci, non è sempre semplice trovare la soluzione e la sintesi, però in questo momento poi ci siamo riusciti, dopo tante peripezie, ma ci siamo riusciti. E cos'è? L'amministrazione regionale ha voluto semplificare realmente, quindi dalla settimana entrante sarà pubblicato il decreto del dirigente che ufficializzerà tutto questo in maniera definitiva, quindi emetteranno anche gli elenchi delle opere, poi ci sarà anche la modulistica nuova per insomma, nero su bianco il tutto. In tutto. E quindi tre elenchi. Opere strategiche, opere pubbliche, rimane l'autorizzazione sismica perché è giusto che sia così, con un vaglio importante anche da parte del lato ufficio. Poi ci sono le opere di minore importanza, se così, le opere private in un certo senso, che vanno sottoposte a deposito sismico, cioè contestualmente si deposita agli uffici, si deposita la pratica e subito dopo si possono iniziare i lavori. Ed è qui la semplificazione forte, sostanza, no? E si passa un po' alla responsabilità anche molto più accentuata verso i tecnici liberi professionisti che devono asseverare una serie di cose, come è giusto che sia secondo me. Dopodiché un terzo elenco di opere prive di rilevanza sismica, laddove si devono solamente segnalare queste opere, così come si segnalano al comune per
con una scia, la stessa cosa con una modulistica ovviamente preparata dagli uffici regionali, si porterà. Presidente, lei che ha il polso, la gran parte delle domande è quali tipi di interventi prevederà o comunque potrà beneficiare della nuova semplificazione? Bah, sicuramente si sta parlando molto di super bonus, di sisma bonus in particolare. È chiaro che queste pratiche che saranno inoltrate con i tempi rapidi che ci sono, perché i lavori devono ultimarsi poi nel 31 dicembre del 2021, quindi voglio dire tempi molto ristretti, ovviamente per questi tipi di opere anche lì è stato fatto un protocollo speciale per seguire che avranno una corsia preferenziale ancora più veloce queste tipologie di opere. Quindi voglio dire, c'è stata effettivamente una sensibilizzazione della Regione rispetto a tutto questo. Devo dire, possiamo dire che rispetto alla riqualificazione questo è il momento, certo. Nel senso che tra sisma bonus 110%, le semplificazioni che evidentemente aiutano in quella direzione, certo. No? Nelle autorizzazioni, sì. Dovendo solo depositare al Genio Civile per alcune categorie di lavori, sì. Ora mai più. Certo, è così. È chiaro che il super bonus c'ha ancora qualche difficoltà, specialmente sul sisma bonus, secondo il mio avviso, insomma, c'è ancora da... Sul sisma bonus? Sul sisma bonus, perché... C'è bisogno di fondi, sostanzialmente, riguardo ai grandi condomini. Ma più che di fondi, questo è un fatto importante, quello del super bonus, quindi del credito d'imposta, della cessione del credito, la possibilità di cedere il credito. Il problema nasce quando si va a intervenire su una struttura esistente. Il sisma bonus prevede appunto interventi molto molto invasivi, quindi c'è il bisogna problema pensare nei condomini. Di trasferirsi altrove nel dobbiamo frattempo. Trasferire le persone, questo è il vero problema, secondo me qui bisogna cercare di capire come cercare di superare questo ostacolo e non è una cosa da poco. Perché è chiaro, questo è un sistema anche di incentivi. Anche se la tecnica oggi ha fatto dei passi in avanti, ci sono degli interventi alternativi, forse hanno un costo maggiore. Le strutture, andare a intervenire su pilastri, su travi, effettivamente non possiamo non pensare di non... C'è però un nodo, Presidente, riguarda evidentemente quei condomini dove sì. Poi, insomma, se c'è una persona che è contraria, salta tutto. Anche questo però si sta superando, perché il fatto delle assemblee che non c'è più quel vincolo dell'unanimità delle assemblee, questo si può superare in qualche modo. Il problema resta sul fatto di dover trovare un alloggio provvisorio alle famiglie che devono andare via, almeno secondo il mio avviso. Questo per gli interventi molto più pesanti. È chiaro, ci possono essere degli interventi con tecniche nuove che possono, come dire, ovviare a questo, però... Questo, secondo me, il nostro patrimonio edilizio ormai è diventato abbastanza vecchiotto e quindi c'è bisogno, no, seppur abbiamo un'esperienza che viene dall'80, tutto quello costruito dopo l'80 penso che insomma in qualche maniera sia ancora abbastanza buono, ma tutto quello di prima io credo che lì c'è bisogno di un intervento molto radicale. Celebreremo il quarantennale del terremoto e evidentemente saranno questi dei temi di grande attualità, ma... È inevitabile, il Ponte Morandi forse è l'esempio più drammatico, esatto. Ma al tempo stesso esemplificativo, tutto si però consuma un tempo. È vero, e quindi ormai c'è la scadenza 50 anni, ce lo dice anche la norma, tutti gli edifici hanno una vita nominale di 50 anni, quindi ovviamente c'è un piano anche di manutenzione che si dovrebbe attuare, che purtroppo secondo me a volte non viene attuato, questa poi è l'amara realtà. Sul Ponte Morandi torno, è un esempio importante di semplificazione e di dire che le cose quando si vogliono fare si possono fare. Allora io dico, se lì c'è stato un commissariamento, questo che mi sto battendo sempre, a volte mi scontro anche con le categorie, la mia e anche con altre categorie, quello di... Lì c'è stato un esempio importante, un commissariamento. Allora io dico, per far ripartire tutto veramente, vogliamo essere i commissari di ogni piccola opera. Questa è la vera sfida che dobbiamo vincere, ma questo dobbiamo vincere prima noi. Ci dobbiamo rendere conto che noi siamo tecnici, dobbiamo fare la nostra parte, dobbiamo asseverare, essere responsabili di tutto. A volte
ci si nasconde nell'autorizzazione che devo avere per diluire qualche responsabilità, no, in Italia per dire qualcuno è, me l'ha data. Il tema è in Italia, l'importante è che le carte stiano a posto. Va bene, ma questo invece io dico, se vogliamo far ripartire, ognuno si deve assumere le proprie responsabilità. Io so che devo, se sono un tecnico, saprò se lì posso andare a costruire oppure no. Quindi, se questo, facciamo questo discorso, ma questo vale in generale, ma lasciamo stare, insomma, però questa è la mia idea anche di quando uno va a governare, che deve proporre? Deve proporre questo, le sfide sono queste. Se lì si è potuto fare in pochi mesi, si sta ultimando, si sta, credo si inaugurerà poco, io credo che potremmo essere commissari nominati, commissari di ogni singola e piccola a grande opera per fare grandi cose. Allora, andiamo con le immagini che la regia, come dire, sceglie così, a caso. E in questo caso parliamo di regionali, no? Abbiamo tre figure completamente diverse, forse ce ne saranno anche altre, ma che cosa li differenzia dal suo punto di vista? Un giudizio spassionato. Ma io sono fuori da questa cosa, quindi non ho... Però credo che è importante in tutto questo le decisioni, decidere. Avere la responsabilità di decidere in ogni momento. Questo vale per la regione, vale per la provincia, vabbè, la provincia hanno avuto questa riforma che poi sono qualcosa di ibrido che non si capisce, vale anche per i comuni. A un certo punto si discute, si deve discutere, si deve coinvolgere tutti, ma poi si deve decidere. E a volte manca questo a mio modo di vedere. Andiamo alla foto 3, così andiamo avanti nel ragionamento perché... dalle decisioni penso che in questo momento qualcuno c'è che decide, insomma, abbastanza anche qui ci sono tante decisioni da prendere, no? Parliamo del Tricolle, parliamo di Ariano Irpino. Qui intanto non possiamo non parlare e fare accenno alla emergenza sanitaria che pure c'è stata. Come è andata dal suo punto di vista? Credo che Ariano è stata colpita fortemente da questo virus, dal Covid-19, devo dire, è stata martoriata, se possiamo usare questo termine. Penso che all'inizio c'è stata qualche difficoltà nel sapere, nel poter gestire, forse non si riusciva neanche a capire bene, e devo dire che la popolazione ha risposto benissimo. Alcune decisioni ci sono state e sono state anche giuste, secondo me, perché andavano prese in quel momento, perché erano quelle che ci hanno salvaguardato in qualche modo. E devo dire che effettivamente ha risposto anche la popolazione, anche su quei test serologici che sono fatti, eccetera. Io ho fatto anche qualche appello a poter tutti quanti partecipare a questa cosa. Alla fine credo che siamo la popolazione più controllata d'Italia, secondo me. Insomma, penso che il 90-95% della popolazione sia stata in qualche modo controllata e oggi, grazie a Dio, almeno speriamo che non ritorni, credo che siamo una città fredda da questo punto di vista. Il Presidente Santososo parlava delle decisioni da prendere e da adottare. Su Ariano, una delle richieste che è arrivata dopo il coronavirus dal punto di vista economico è quella dell'istituzione della zona franca urbana. Il rischio qual è? Che però nell'attesa della decisione passi tempo. Certo, questo è l'appello. Io devo dire la verità, ho fatto anche un piccolo sforzo in qualità di rappresentante per quel posto che può contare, di un ordine, di un collegio professionale, ho fatto, come dire, richiesta a qualche anche amico parlamentare in qualche modo per far sì che questa cosa venisse attuata. Credo che c'è stato un impegno anche della regione da questo punto di vista. Però spero che venga attuata questa cosa, perché Ariano ne ha veramente bisogno. Noi abbiamo bisogno di questo per far ripartire un'economia che è troppo ferma, che ha risentito. Poi ci sono stati anche episodi che non voglio, come dire, che lasciano il tempo che trovano, su ordinanze, contro ordinanze. Parlo dei comuni vicini, ma questo ormai... fa parte del passato, non ci dobbiamo pensare più, noi dobbiamo pensare a un grande sviluppo. Si riferisce a Grotta Minarda, il Presidente, non lo vuole dire, lo dico io. No, ma mi riferisco a una serie di cose, ma anche a chi non ha fatto ordinanze, ma ha messo in atto altre cose. Io credo che qui ormai dobbiamo abbandonare tutto
e dobbiamo pensare, il campanile non serve più a mio modo di vedere, noi dobbiamo pensare a quell'aria, a un'aria straordinaria. Ma Ariano ha pagato, la domanda è come dire, secca, la presenza di un commissario anziché di un sindaco? Sì. Risposta sì. È lì che probabilmente il peso politico avrebbe avuto un ruolo diverso. Ma io dico ovviamente, perché anche noi che conosciamo bene il territorio avremmo avuto tutte le difficoltà di affrontare una cosa. Immagini chi non riesce a avere la sensazione di ciò che sta accadendo in un territorio di 185 km quadrati. Perché non è pensare il centro o le due periferie più forti, martiri, più grandi, martiri e carditi. Noi abbiamo un territorio che è talmente vasto e le contrade sono talmente vaste che a volte io, che come dire, poi ci vuole tecnico del territorio, dovrei conoscere, a volte anche io mi meraviglio di incontrare... Questo per dire di quanto di sei quanto esteso. Quanto sia difficile poi governare un territorio così. Quindi immagini se poi... Allora, è difficile per un consiglio, per una giunta, per un sindaco, immagino per una persona sola, che cosa può, con tutto l'aiuto che può essere, come sarà. Ma a settembre si vota, Dariano, di che cosa c'è bisogno? C'è bisogno di una compagine, di un sindaco autorevole, che possa far governare tutto questo che abbiamo detto prima, cercare di incalzare il governo centrale, chiunque esso sia, quello regionale, chiunque esso sia, affinché vengano attuate queste cose. E poi ci sono cose già in atto che bisogna governare. E bisogna governare bene perché non diventino poi cattedrale nel deserto. Mi riferisco alla stazione Irpinia, mi riferisco al Giorgione, mi riferisco a tante opere che sono, come dire, finalmente iniziate dopo tanto lavoro fatto precedentemente. Quindi credo che qui bisogna coinvolgere, in particolare sulla stazione Irpinia, bisogna coinvolgere tutti quei comuni che afferiscono. Lo devono fare i partiti, lo devono fare le associazioni, lo devono fare tutti. Lo devono fare tutti. Lo devono fare tutti, secondo me, con tutta la... Poi, insomma, ovviamente chi si candiderà, chi sta facendo una serie di valutazioni, spero che venga fuori poi a settembre qualcosa che dia fiducia ad Ariano, dia al di là di chi sarà, ma deve avere un respiro molto più ampio, non restare racchiusi nel recinto, ma andare fuori. Dovessero chiamarla nelle prossime ore, sa, magari vedono l'intervista. Ma questo penso che sia fuori non credo che possa avvenire questo assolutamente, anzi perché credo che poi ci siano in campo nomi autorevoli che sicuramente sapranno poi gestire meglio la cosa. Io voglio fare... Beh, lei risponderebbe quantomeno per cortesia, no? Ah, certo, io rispondo a tutti, non figuri se non rispondo. A rispondere si risponde per educazione innanzitutto. Ma poi io penso a fare, se riesco a farlo, spero di farlo bene, il Presidente del Collegio dei Geometri, che è anche importante. Assolutamente, e noi vogliamo dare voce al territorio. Andiamo alla foto 9, perché riassume forse un po' di ragionamenti e andiamo anche oltre. Quando parliamo di problemi, di difficoltà legate al territorio, Ariano è uno di quei comuni che in questi giorni sta patendo gravemente i guasti e l'emergenza idrica. Ecco, da tecnico in questo caso, ma anche da amministratore, di che cosa c'è bisogno? C'è bisogno di fare un piano straordinario. Ecco qui la nuova regione che sarà eletta a settembre deve stanziare, credo che alcuni finanziamenti già si siano in atto, eccetera, ma bisogna fare un grande progetto di rifacimento delle reti. Se non si fa quello, noi possiamo parlare di tutto, se non si fa quello non andiamo da nessuna parte. Abbiamo condotto, e parlo per il mio comune, ovviamente per quel poco, sempre per le mie piccole conoscenze. No, in non questo caso grandi conoscenze. No, piccole conoscenze. Ma ci sono condotte, e io ne conosco alcune delle mie, che sono completamente da rifare. Non c'è altra possibilità. C'è uno spreco enorme di acqua che fa paura. E poi capisco queste rotture, queste interruzioni, che a volte sono anche dettate da poter cercare di far riempire serbatoi, perché c'è una difficoltà enorme in questo periodo. A volte, insomma,
capisco anche. Si è costruito anche male in passato, si è dato il via libera a zone dove non si poteva, mi riferisco a realtà che magari sono in collina o più elevate. Ma devo dire, il nostro territorio poi è un territorio molto, molto particolare, con sali e scendi, con dei dislivelli che non fanno paura. Però devo dire, c'è stato un impegno nel passato fortissimo a portare l'acqua quasi dappertutto. Eppure ci sono ancora zone, parlo sempre del mio comune, dove sono sprovviste di acqua, e questo non è più possibile nel 2020, assolutamente no. E quindi io ricordo che con la giunta Campacorta, quando avevo qualche piccolo impegno in questo, adesso non ho seguito più, non so come stanno messe le cose, ma c'erano zone che noi avevamo fatto dei progetti importanti per portare appunto l'acqua dove non c'era. E adesso non ho idea di cosa si sia fatto in quel campo, però lì c'è da fare veramente un lavoro enorme. Andiamo alla foto 5, perché parliamo ancora di territorio e come dire, al tecnico ma anche all'amministratore vorrei chiedere, ecco qui abbiamo gli operai forestali. Ora, al di là della stabilizzazione o meno, questo è il tema che interessa loro direttamente, ma chiedo invece qual è l'utilizzo concreto che, secondo il Presidente Santosuosso, si deve fare del settore forestazione in generale, intesa come programmazione che riguarda anche i tecnici. Certo, io prendo spunto da questa domanda, mi perdonerà se torno un attimo indietro. Il Comune di Ariano, il prossimo sindaco, spero che si impegni a far ritornare, o quantomeno incalzare la Regione Campania, a far ritornare Ariano e la Comunità Montana dell'Ufito. Questa legge regionale è un po' balorda, mi permetto di dire così, che tira fuori l'ampiezza degli abitanti per non far rientrare nella Comunità Montana. Credo che adesso noi abbiamo solo la sede di Ariano, ma di fatto Ariano non c'è nella Comunità Montana. Allora, questo secondo me deve essere un impegno che si assume il prossimo sindaco. Questa è una richiesta che fa Antonio Santosuosso come cittadino di Ariano, perché non credo sia possibile più questo, assolutamente. E poi l'utilizzo dei forestali, sicuramente adesso ho visto un utilizzo importante nel mantenimento di alcune strade, anche nelle pulizie di alcune. Devo dire la verità, sono anche persone che sanno lavorare, e allora cerchiamo di utilizzarle nella maniera più giusta possibile, stabilizzandoli ovviamente e rendendo veramente un ente che si chiami ente e abbia un respiro più grande, possa, come dire, programmare delle azioni. Queste cose che si svuotano si fanno gli enti, poi si svuotano di contenuti, non riesco. Allora io penso a questo, penso a Guinan Montana, che deve essere anche aiuto, è stato nel passato aiuto alle aziende agricole. Allora quell'ente deve ritornare in quella, così come gli enti territoriali dell'ex ispettorato agrario, parla dello Stato Acepi, che ha delle sedi, e Ariano è una di queste sedi. Non può essere un ufficio che è lì, come dire, per solo una presenza, ma deve essere di istruttoria e di vicinanza alle aziende agricole, in modo che il giovane che si vuole insediare non debba andare a chiedere come dire, informazioni e formazione ad Avellino, ma lo deve avere lì sul posto, quindi avere questa concezione. Allora io credo che un sindaco debba mettere nel suo programma anche questo, perché si ritorni, quindi Comunità Montana, consorzio di bonifica, cercare di anche questo essere un ente che dia aiuto, come già lo dà in alcune parti, aiuto anche alla progettazione, specialmente nel campo. C'è bisogno però di questa convergenza di tante cose, e solo così usciamo. E di quale legge invece, questo chiedo al Presidente del Collegio dei Geometri, c'è bisogno per fare in modo che il territorio di Ariano, lei ha citato i chilometri quadri e ha parlato di agricoltura, in generale, parlo della provincia di Avellino, non di Ariano. Vediamo tanti terreni abbandonati, lei insomma se ne occuperà anche come categoria, tanti frazionamenti, sì. E anche questo probabilmente non aiuta nella gestione del territorio. Di quale legge ci sarebbe bisogno?
Credo che ci siano già delle norme che vanno in questo senso, quello di evitare il frazionamento appunto e di come dire, unificare e dare la possibilità ai giovani e chi si vuole insediare di appunto di avere un accorpamento in questo senso. E beh, qui c'è da lavorare molto, probabilmente ci vuole una misura ad hoc dei prossimi PSR che dia la possibilità veramente per un accorpamento fondiario delle imprese agricole. E non possiamo, l'agricoltura è sempre il settore primario, questo vale per Ariano ma vale per l'intera zona. Allora io penso a quella benedetta Valle Ufita, laddove deve sorgere e sorgerà, ormai è un fatto acclarato, la stazione Erpinia dell'alta velocità. E lì noi, capacità. Alta capacità, alta velocità. Noi abbiamo lì una parte di territorio il più ricco dal punto di vista agricolo, anche bagnato perché ci sono delle infrastrutture fatte dal consorzio di bonifica, e abbiamo lì un'importante struttura della comunità montana dell'Ufita, non a caso la citavo prima, e vicino alla stazione. Allora, un grande programma per l'agricoltura, dei prodotti tipici, quella struttura deve essere un centro di raccolta di tutti i prodotti da poter far arrivare immediatamente in Alta Italia come nel Sud Italia, dappertutto, con l'alta capacità, alta velocità. E perché non pensare a questo? Perché non pensare a questo? Quella struttura è nata per questo all'epoca, con l'ente di irrigazione, si chiamava così se non mi sbaglio, è stata pensata per questo. E queste sono le visioni di cui la politica ha bisogno. Spero che qualcuno ci ascolti. Per portare avanti poi i progetti concreti, lo abbiamo detto in apertura di questa trasmissione. Siamo in chiusura, Presidente. Il futuro dei geometri però. Mi interessa chiudere con una domanda specifica sulla categoria, perché negli anni abbiamo assistito, evidentemente è un ciclo, alla diminuzione, no? Parlano anche i numeri evidentemente delle scuole, sembra però esserci una inversione di tendenza, è così perché? Sì, noi stiamo facendo un grande lavoro da questo punto di vista, non voglio da solo esaltarmi, ma effettivamente abbiamo iniziato un percorso di avvicinamento con le scuole per far capire che questa figura che ha perso il nome, nel 2012 è stata fatta una riforma e penso lì qualcuno gli è sfuggito qualcosa in quel momento. E perdere il nome è importante, cioè è stato questo costruzione, ambiente e territorio, che se le andiamo ad analizzare bene, costruisce insieme queste tre parole, sono veramente l'essenza di cos'è il geometra. Però le famiglie hanno pensato che non esistesse più la figura. Adesso noi stiamo facendo una campagna di sensibilizzazione in questo e devo dire ci stiamo in parte riuscendo, insomma, con alcune manifestazioni che stiamo facendo, stiamo avvicinando le famiglie a questa cosa. È un tecnico intermedio che conosce il territorio e quindi può dare un respiro, ovviamente senza togliere niente e nessuna delle altre figure, sono importanti e ci devono essere tutte. E proprio per questo noi abbiamo un livello intermedio di conoscenza, di stare vicino anche alle famiglie, lo dicevo prima, è così. Poi noi a volte siamo anche confidenti. Certo, ma in questo momento credo che abbia ricevuto tante telefonate, no? Sul super bonus, eco bonus. Sì. Vogliono sapere, le persone hanno bisogno di sapere più, e conoscere. La domanda più frequente che le fanno è la risposta più frequente che dà, qual è? Io posso farlo? E io gli dico, dobbiamo vedere e analizzare bene, perché poi rispondere velocemente alle persone, illudere le persone non va mai bene. Quindi dobbiamo analizzare caso per caso. La prima cosa, anche nei condomini, bisogna fare un esame preliminare, reale, di tutta una situazione. Per poter... Ho sentito in giro, e questo voglio dire così chiudiamo, che molti insomma si propongono, anche con, allora diffidate dalle facili proposte, eccetera, perché si va a finire. Queste sono cose serie, bisogna determinare alcune azioni fatte bene da professionisti che si comportano da professionisti. Noi chiudiamo queste trasmissioni chiedendo sempre ai nostri ospiti il luogo della polis, quindi in questo caso
faccia lei, della regione Campania, poi scelga magari di andare ad Ariano, al quale è più legato o particolarmente legato, un luogo simbolo per lei. Ma guardi, non posso non dire che sono legato a due realtà, quella di Ariano ovviamente perché ci vivo da sempre, però sono legato tantissimo alla provincia di Avellino, Avellino in particolare, perché poi ci sono nato ad Avellino e quindi per me la provincia, l'Irpinia è straordinaria e a volte la dimentichiamo, ha grandi tesori nascosti che dobbiamo riscoprire tutti insieme. Grazie Presidente, ci riaggiorneremo più avanti magari per altre trasmissioni. Speriamo, anche per portare a casa delle normative, no? Ne abbiamo parlato, o delle correzioni, certo, di cui poi c'è bisogno per rendere operativi i programmi, ma grazie anche per le visioni che ci ha restituito nel corso di questo dialogo. Grazie a lei, saluto a tutti i telespettatori. Grazie a quanti lavorano dietro alle telecamere e a voi che ci avete seguito. Buon proseguimento.